perché lo penso Archeologo, saggista, autore televisivo, conduttore radiofonico, il professor Umberto Broccoli è il vincitore dell'edizione 2023 del Premio Giovenale, arrivato alla 19ª edizione e bandito dal comune e dalla Proloco di Aquino, città natale del poeta satirico. Broccoli, con la sua attività anche radiofonica, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico gli autori dell'antichità. Ma non è difficile, perché gli autori antichi sono uomini come noi. La storia altro non è che una grande quinta, un grande scenario nel quale comunque vive l'uomo, e l'uomo ha i suoi cicli, quindi l'uomo nasce, si sviluppa, poi cresce, diventa un'altra cosa e poi finisce. Quindi il ciclo biologico di un uomo è quello che informa la storia. Quindi parlare di Giovenale, parlare di Cicerone, parlare dell'amore di Catullo significa guardarsi nel nostro specchio, nello specchio che l'unica differenza è che è brunito dai millenni, ma di fatto sono le nostre passioni, le nostre contraddizioni, i nostri amori, il nostro ridere, il nostro piangere, le nostre sofferenze. Questo è avere la cultura, la consapevolezza della nostra letteratura, della nostra scienza, di chi ci ha preceduto. Nell'intervento, dico, suo conclusivo, ha fatto riferimento alla sua esperienza di archeologo e a come, dico, questa esperienza poi abbia potuto servire ad una concezione della sua partecipazione in televisione come partecipazione votata all'informazione, alla comunicazione, esattamente alla sottolineatura di quei valori condivisi che sono fondamentali. Il premio si inserisce in una 2 giorni di studi sul poeta Aquinate, dal titolo Juvenaliana. Nell'albo d'oro del premio figurano tanti nomi illustri, dal magistrato Nicola Gratteri alla scrittrice Dacia Maraini, passando per giornalisti di spicco come Enrico Mentana, Giovanni Floris o Sigfrido Ranucci. Il premio, ancora una volta, è l'occasione per promuovere l'intera città. È una pagina di bella cultura, Banca Popolare del Cassinate e cultura, un binomio inscindibile. Devo dire che quest'anno è stato veramente emozionante partecipare questa sera alla premiazione del professor Broccoli, persona incantevole, ci ha deliziato con le sue considerazioni e poi per me c'è anche un ricordo personale, perché nel 2015 venne a Formia, era presidente mio papà, e venne all'inaugurazione della filiale di Formia, che è situata dove Totò scrisse La mala femmina, e quindi lui fece una prolusione proprio su Totò. Premio Giovenale, il fiore all'occhiello, quindi un ringraziamento particolare alla Proloco, al professor Pellecchia per averlo portato avanti per tanti anni, al presidente Pellegrini, all'intera Proloco. Sicuramente, diciamo, è il gioiello della nostra comunità, è un patrimonio che va ben oltre i nostri confini territoriali, pertanto, come ho già detto in più occasioni, mi impegnerò per sostenerlo il più possibile perché possa continuare in questo modo.